Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà il primo di una serie di video che tratterà di attrezzature di pesca in apnea. La Sicalsub mi ha spedito da qualche giorno alcuni prodotti da farvi vedere, da presentare e qualcuno anche da testare in mare. Con l'occasione ringrazio l'azienda che mi ha dato questa bella opportunità e mi fa molto piacere. Ora così andiamo velocemente a farvi vedere il primo prodotto e vi lascio con un video di presentazione. Ci vediamo tra un po'. Ciao! Nel video, allora, stiamo parlando di una torcia LED della Sicalsub e la Horus. L'azienda mi ha mandato due modelli perché ne fa uno nero e uno azzurro. E adesso andiamo così a vederle nel dettaglio, nella scatola, diciamo una sorta di unboxing e vediamo, diciamo, da cosa è composta la scatola. Allora, ecco qui la torcia. Viene venduta in una valigetta nera, molto bella. Adesso andiamo ad aprirla. Ecco, nel suo interno troviamo il libretto di istruzioni in italiano e in inglese. Quindi spiega tutto per come, diciamo, va ricaricata e utilizzata. Poi al suo interno troviamo un caricabatterie da muro. Diciamo che questo è il nuovo modello, la precedente era un pochino diversa, aveva il caricabatterie direttamente a 220 e diciamo così si poteva ricaricare soltanto da muro. Mentre adesso sono state fatte delle piccole modifiche e aggiunto qualcosa. Allora, quindi abbiamo il caricabatterie da muro, poi abbiamo il caricabatterie separato, indicatori LED di ricarica e quando, diciamo così, e la batteria è completamente carica. Poi abbiamo il caricabatterie da automobile, quindi da accendisigari. Questo qui basta metterlo all'interno dell'automobile e possiamo ricaricarlo con il cavetto. Poi abbiamo un cavetto USB. Questo è il cavetto. Da questa parte qui va direttamente sul caricabatterie da muro oppure quello dell'automobile e dall'accendisigari, e poi chiaramente va montato, va messo in questo modo qui per ricaricare la batteria. Poi abbiamo la batteria ricaricabile al litio, quindi non ha effetto memoria, e questa è la torcia, il modello Horus, come abbiamo detto, è in alluminio, è molto leggera, è comoda e piccola, poi perché si può vedere entra. Prende praticamente quasi tutta la mano. Ha un comodo lacciolo regolabile e la parte finale è in gomma. Allora, chiaramente la prima cosa che dobbiamo fare è ricaricare completamente la batteria, quindi va inserita nel caricabatterie. Qui c'è una molla dove la batteria viene spinta nei due lati. Chiaramente l'importante è rispettare le polarità, ma anche se uno si sbaglia c'è una protezione, quindi non c'è problema di rottura. Una volta messa la batteria si mette il caricabatterie in questo modo, così, e poi a muro si ricarica. I LED che stanno qui davanti inizieranno a lampeggiare, quindi inizieranno ad andare avanti e indietro, sono verdi,
e questa parte qui ha un altro LED rosso che praticamente quando è carica diventa verde. Quindi quando i LED rimarranno tutti e quattro accesi e verdi e questo qui diventa verde, la batteria è completamente carica. Io l'ho già ricaricata, quindi non c'è bisogno di farvela vedere. Una volta carica, bisogna svitare la torcia. Quindi è la classica torcia che si svita la parte alta in questo modo. Da questa parte abbiamo due o-ring di protezione, quindi non entra acqua perché c'ha la doppia guarnizione. Attenzione a come inserirla perché sennò non funziona. Il negativo, quindi questa parte qui liscia, va inserita all'interno della torcia, questa parte qui, mentre il positivo va alla parte esterna. Si richiude avvitando la parte della parabola, stretta forte ma non troppo per non rovinare gli o-ring, e adesso la torcia è pronta. Ha un pulsante magnetico in questa parte qui, e questo, oltre ad accendere e spegnere la torcia, ha intorno un LED colorato che indica la ricarica della batteria. Quindi quando è verde la batteria è completamente carica. Man mano che la batteria si scarica, diventa rosso, poi quando sta per, diciamo così, per spegnersi e la batteria è completamente scarica, diventa rosso lampeggiante e poi si spegne. Adesso l'accendiamo, basta premere una sola volta e la torcia è accesa. Si può vedere, si dovrebbe vedere che è praticamente verde questa parte qui, quindi la batteria al momento è carica. Ha anche un altro sistema, oltre a fare la luce continua, ha anche una luce lampeggiante. Questa serve sia per testare se la batteria è carica, quindi tenendo premuto il bottone si vede se il LED diventa rosso, la batteria si sta per scaricare, ma serve anche per dare una segnalazione a chi magari non ci vede. Ad esempio, magari siamo in mare, dobbiamo avvisare un compagno e farci vedere da lontano perché gli dobbiamo dire qualcosa, ok, gli puntiamo la torcia che lampeggia e facciamo una sorta di segnalazione. Oppure se una barca magari ci sta avvicinando troppo e vogliamo farci vedere, questa qui lampeggia e ci può così aiutare a farci vedere diciamo dalla barca. Tenendo premuto nuovamente una sola volta la luce ritorna come era prima, ripremendo si spegne. Quindi è un qualcosa in più, una sorta di aiuto, segnalazione che ha questa torcia. Andiamo ora a vedere, diciamo, le caratteristiche principali di questa torcia. Allora, basta andare sul libretto qui di istruzioni e vediamo che praticamente questa torcia ha una durata di circa 5 ore. Con ricarica piena, le prime 2 ore ha la massima potenza, quindi a circa 1000 lumen come potenza di illuminazione. Poi, mano a mano che passa il tempo, chiaramente si scarica e si abbassa leggermente la potenza del LED. Però diciamo che per 2 ore è garantita la massima potenza, una bella luce. E non saprei come misurarla. Ci sono delle applicazioni che indicano i lumen, io ho provato, segna molto di più rispetto a quello che dà la casa da circa, come ho detto, 1000 lumen, però ho visto c'erano 8000, segnava addirittura, boh, sinceramente non lo so. Il peso di questa torcia è veramente irrisorio perché parliamo di circa 100 grammi, la lunghezza è meno di una spanna, quindi è comoda da utilizzare per la pesca in tana, insomma. Ha una, diciamo così, resistenza alla profondità classica di circa 100 metri, è molto resistente all'acqua e non ha, diciamo così, problemi di allagamenti. Io vedendola così vedo un materiale, un prodotto molto buono, alluminio è ben fatto e, come ho detto, viene venduta in 2 colori. C'è questo modello, questo blu, e poi abbiamo anche il modello nero. Quindi a seconda come la vogliamo acquistare, come ci piace di più, c'è anche il modello nero
che è praticamente uguale, cambia soltanto il colore. Credo di aver detto tutto per quanto riguarda questa torcia. Il prezzo è veramente ottimo, perché parliamo di un prodotto che sta sul mercato, si trova su internet a circa 80 euro, e calcolando per tutti gli accessori che abbiamo in dotazione e poi una torcia ricaricabile, mi sembra a mio avviso un ottimo prezzo. Con l'occasione volevo rispondere a molti amici che mi scrivono in privato sui social e mi chiedono informazioni su prodotti e attrezzature di qualsiasi marca. Purtroppo non dipende da me, ma chiaramente dalle aziende. Se mi mandano prodotti da visionare e testare, non ho nessun tipo di problema a farvi vedere, quindi quello che mi arriva ben venga, e io riesco a fare recensioni e dare consigli. Quindi amici, chi mi ha scritto, alcune cose purtroppo non posso rispondervi, perché magari l'ho soltanto vista in negozio, vista in fotografia, e più di tanto non posso dirvi. Credo di aver detto tutto, e quindi continuate ragazzi a seguirmi, e se non siete iscritti fatelo, quindi cliccate sull'iscrizione, magari anche sulla campanellina, così vi arriveranno le notifiche di video che farò nuovi. E niente, ci vediamo col prossimo video, sempre con attrezzature della Seagull. Grazie a tutti e ci sentiamo presto. Ciao!